Ed io che mi ricordavo che in Sardegna si allevassero principalmente pecore, non maiali, ma qui tra squadre in campo e tifoseria sugli spalti era un bel porcile, eh? Cagliari che dal primo all'ultimo ha legnato. Forse in qualche circostanza alcuni giocatori del Cagliari si sarebbero meritati anche qualche cartellino, che invece non è arrivato, però ovviamente non siamo qui a discutere di questo perché la gestione dei cartellini è sempre a favore della Juventus. Poi, dopo che per un periodo siamo stati tutti Coulibaly, ogni volta che la Juventus va a Cagliari, la tifoseria cagliaritana si dimostra sempre civilissima, no? Con ululati a Matuidi, con ululati a Ken. Se Ken, dopo che è stato insultato per tutta la partita, quando segna guarda la tifoseria del Cagliari, no. Lì è Ken che sbaglia. Ah, a posto, quindi diciamo che dipende sempre a chi si fanno gli ululati razzisti, ma questo onestamente si sapeva già e va benissimo. E va benissimo soprattutto perché mai mi sarei aspettato una partita del genere contro una squadra come il Cagliari a Cagliari. Però guardate, godo perché fosse per me vi vorrei vedere marcire in Serie B. L'unico problema è che ci sono delle squadre sulla carta un pochino inferiori a voi, quindi purtroppo probabilmente vi salverete, però mi state talmente tanto sul cazzo che vi auguro di marcire in Serie B. Ma a parte tutto, veramente, mai mi sarei aspettato una partita del genere, ecco, soprattutto visto il momento della Juventus in campionato, che è ancora un momento tranquillissimo e dopo questa partita ancora di più. E soprattutto visti gli assenti, perché la Juventus oggi è andata a Cagliari con 8 giocatori indisponibili, alcuni dei quali anche abbastanza importanti. Nel dubbio si è fatto male anche Caceres, perché dai, uno in più fa sempre bene, quindi adesso rimaniamo solamente con 3 centrali a disposizione, Chiellini, Bonucci e Rugani, perché tanto Barzagli, boh, credo la stagione sia finita e problema muscolare per Caceres, che soprattutto per Caceres non è mai una banalità. Vedi, fortunatamente, guardate, con la vittoria di oggi in campionato ti puoi permettere veramente di tutto, che io sono sincero, no, non mi aspettavo né una prestazione come quella di oggi, ma soprattutto una vittoria a Cagliari, mentre invece ottima prestazione con grandissimo atteggiamento, non hai fatto nulla di straordinario, però hai avuto un atteggiamento importante, un atteggiamento da Juventus e in effetti una squadra di merda come il Cagliari non ha fatto nulla, perché di solito siamo noi che esaltiamo questo tipo di squadre. Basta giocare minimamente da Juventus e queste squadre non vedono neanche la porta. E purtroppo probabilmente questa qui non vedrà neanche la Serie B. Bonucci e Ken, l'uomo giusto per zittire quella tifoseria. E nient'altro, cioè, cosa devi dire? Alla fine si è andato lì con 8 assenti. A più 15. Il Cagliari non è che doveva obbligatoriamente far punti, però se avesse fatto punti si sarebbe ritrovato in una situazione di classifica veramente agevole, vista la lotta a retrocessione. Hai deciso, come quando sei in difficoltà, di fare la Juventus e proprio veramente non hai corso nessun pericolo. E adesso sono curioso di vedere se il calcio italiano si scandalizzerà per ciò che è avvenuto oggi sugli spalti di Cagliari tra gli ululati razzisti e l'intervento dei carabinieri dopo il gol di Ken, quando un gruppettino di tifosi juventini si è messo ad esultare in tribuna. Sono curioso perché si fanno sempre, no, queste lotte contro il razzismo, contro la sportività negli stadi e mi farebbe piacere leggerle domani. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!